È andata in scena ad Antegnate, nella bassa bergamasca, la seconda prova del tricolore enduro Under 23 Senior. Al via ben 282 atleti che si sono cimentati in quattro prove speciali preparate per loro dal Motoclub Bergamo. Quattro i settori cronometrati. Il primo, in ordine di percorrenza, è stato il cross test, seguito dal settore estremo che non presentava particolari difficoltà se non qualche passaggio tecnico. Dopo il controllo orario assistenza, i riders hanno affrontato il secondo cross test, tracciato su un campo abbastanza pianeggiante. Infine, la speciale Aero Cross Test, situata all'interno della nuova spettacolare pista di cross MX E45. Anche se in apparenza semplice, la gara è risultata invece davvero molto tosta, con prove speciali tutte da guidare con massima concentrazione e sostanziale gestione di fisico e mezzo meccanico. Alla fine, ben oltre 50 minuti di cronometrato finale. Tra i protagonisti di questa intensa giornata, Emanuele Facchetti, che dopo aver condotto una gara in posizione di vertice, ha dovuto gioco forza abbandonare la competizione a seguito di una rovinosa caduta all'ultima speciale in programma, cedendo così il testimone al cugino Federico Aresi, di KTM CC Racing, risultato vincitore sia dell'assoluta che della sua classe, la 300 Senior, facendo registrare il miglior tempo su Mirko Gritti su Squarna e Gianluca Martini in sella ad una Beta, quest'ultimo non inserito in classifica in quanto pilota elite. Oggi per me è andata benissimo, sono riuscito a fare primo assoluto davanti a Mirko Gritti. È stata una bella gara, divertente, speciali molto canalate, veloci, diciamo un po' il mio stile. Grazie al mio team CC Racing e al Motoclub Bergamo. Ci vediamo alla prossima ad Alassio. Oggi qua a Antegnate è stata una bella prova di campionato italiano junior e senior. Quattro bei fettucciatoni da darci del gas, peccato un po' la polvere, però comunque si è venuto con la Bergamo, è riuscito un po' a bagnare un po' di qua e un po' di là, a limitarla, e ci siamo divertiti tutti. Sono andato abbastanza bene, ho fatto secondo assoluto dietro un velocissimo Aresi, ma già ieri avevo detto che era sull'assoluta. Secondo nella 300 Senior a completare il podio, Michele Cencioni su Beta e Fabio Pampaloni terzo con un'altra Beta, ma del team SGS Racing, con un distacco di oltre 2 minuti da Federico Aresi. E la 450 Senior invece completano il terzetto del podio Michele Musso di Sherco Bike Co. e Nicola Piccinini su Honda. Roberto Dacanal, protagonista del trofeo Aero Cross Test, vince altresì la 250 cm3 quattro tempi Senior, portandosi così a casa anche il Memorial Enzo Pesenti, a cui è stata dedicata la pista MX E45. Ciao a tutti, oggi la gara è andata molto bene, sono contento del risultato, le prove erano molto belle, lunghe, e anche l'estremina lì con i ciotolati era un po' difficilina, e niente, sono contento e speriamo per la prossima. Vorrei ringraziare Denigri Moto e il Moto Club Arcier e tutti gli sponsor. Il protagonista della prima tappa, Matteo Bresolin, di KTM AMX, conclude la sua gara alle spalle di Dacanal per 20 secondi. Terza posizione per Jonathan Manzi su Yamaha. Ritornando alle cilindrate più piccole, sempre nella Senior, la 125 ha registrato l'ottima performance in rimonta del siciliano Giuliano Mancuso di Fantic DARPA Racing, che vince davanti a Jonathan Zecchin su TM e Riccardo Crippa su Yamaha. Quest'ultimo slittato dalle prime posizioni alla terza a causa di un minuto di penalità rimediato al controllo orario. Sono in parte soddisfatto del lavoro che ho svolto oggi, sono riuscito a vincere la 125 Senior, però ho un po' faticato su questi quattro fettucciatoni così, ho faticato soprattutto il primo giro a trovare il giusto ritmo, però poi ci siamo messi sotto e siamo riusciti a portare a casa una buona vittoria, 20 punti, abbiamo allungato il campionato, quindi va bene, un'altra gara prima della fine ci faremo trovare pronti. Nella 2.50 due tempi, ottimo ritorno di David Ciucci su KTM, che conquista la categoria davanti a Guido Conforti in sella alla Husqvarna del team Garaffi, e terzo Mattia Traversi su KTM. Dopo un grandioso finale di campionato mini enduro lo scorso weekend,
I piloti della 50 cm cubici si sono cimentati questo fine settimana nel tricolore Under 23. Grandi protagonisti in entrambe le prove Davide May su Valenti e Manuel Verzeroli sulla Vent. Il Veneto è risultato vincitore oggi per 22 secondi sul neocampione italiano 50 mini. Terza posizione per Valentino Corsi su Beta. La gara è andata bene, ho vinto molto speciali e mi piaceva molto. Ho avuto un po' di sfortuna perché al secondo giro mi è andata la fettuccia sul freno, ho fatto una speciale mezzo senza freno, però alla fine è andata bene. Salendo di cilindrata, nella 125 cadetti, sul gradino più alto del podio dopo una appassionante sfida con Lorenzo Bernini su KTM, secondo c'è Gabriele Pasinetti di Beta Factory Junior Team. Terzo classificato, Daniele Del Bono su KTM del team Sissi Racing. Nell'ottavo di litro riservata ai piloti junior, la vittoria è andata a Matteo Grigis su KTM del Motoclub Sebino, che fa suo il primo posto con un margine importante su Igor Brunengo sulla Fantic Motor del team Jet e Simone Cristini in sella ad una KTM. Sono solo 12 secondi invece che separano Jacopo Traini di Beta Entrofi da Matteo Menchelli sulla Beta del team SGS Racing nella 252 tempi junior. A completare il podio Francesco Servalli su Beta. Bellissima gara, speciali particolari, precisamente, cioè particolarmente impegnative per me almeno, perché privilegiavano un po' la guida crossistica, però sono state alla fine divertenti da guidare. Ho fatto primo nella 252 tempi, sono molto contento, ringrazio gli sponsor e il team Entropy. Tripletta della casa fiorentina Beta nella 300 Junior di questa seconda tappa. Vince Davide Pellizzaro con Gabriel Dell'Orletta e Silvestro Silvi a completare la classifica dei migliori tre. Nella 254 tempi, restando nella Junior, conquista la vittoria un altro pilota veneto dopo Pellizzaro. Si tratta di Elia Rigo su KTM, vincitore ad Antegnate davanti a Carlo Minot su TM e Filippo Magnani di KTM AMX. Doppietta per Enrico Rinaldi su Husqvarna nella 450 Junior, che si impone anche in questa seconda tappa battendo Lorenzo Bazzurri su Beta e Mattia Rovida in sella ad una Husqvarna. Infine le Lady, protagoniste della classe riservata alle Woman, due motocrossiste d'eccezione, Francesca Nocera sulla Kawasaki del gruppo sportivo Fiamme Oro Milano e Giorgia Montini sulla Beta messa a sua disposizione dal team SGS Racing. Le due tenaci riders sono rimaste in lotta tutto il giorno per la vittoria, andata al termine alla Nocera per 13 secondi. Terzo gradino del podio per Rada Quas su Honda. Archiviata questa intensa giornata, ora si guarda alla prossima decisiva sfida. L'ultimo appuntamento con il tricolore Under 23 Senior Maxis 24 MX si terrà il prossimo 18 ottobre a Villanova d'Albenga, con l'organizzazione del Motoclub Alassio. In quel weekend, dove noi dello staff de Il Tassello saremo ancora presenti, conosceremo i nuovi campioni italiani Under 23 Senior in questa strana quanto anomala stagione 2020.